southern Italian city of Bari is better known today for its impressive football stadium and as a thriving trade center than for its musicians and composers. But Bari and the Puglia region have a great theatrical and musical tradition. It's said that Mascagni was inspired to write the opera Cavalleria Rusticana in this building, today a stylish clothing shop, un elegante negozio di abbigliamento. The most successful privately owned opera house in Italy is also here in Bari, il Teatro Petruzzelli. The city's most celebrated musician is 18th century composer Niccolò Piccini. Both the conservatorio and a theatre are named after him. But what about the new generation of musicians? What is it like to be a talented student at the Bari Conservatorio today? Rita Jacobelli is just 19, and she's been at the Conservatorio since she was 11. She's one of the new breed of young musicians interested in many styles of music. I wrote to Rita asking her for an interview and followed up the letter with a phone call to arrange a date and a time. Allora, il prefisso 080, ah, il numero di Rita qual è? Ah, 512530. Pronto? Chi parla? Buonasera, sono Anna Mazzotti. Posso parlare con Rita, per piacere? Pronto? Chi parla? Buonasera, sono Anna Mazzotti. Posso parlare con Rita, per piacere? Pronto? Chi parla? Buonasera, sono Anna Mazzotti. Posso parlare con Rita, per piacere? Mi dispiace, Rita non c'è in questo momento. È uscita. È andata in conservatorio per una prova. Ah, ho capito. E lei mi sa dire quando torna? Ma torna tardi, credo. Vuole lasciare un messaggio? Sì. Le può dire che ha chiamato Anna Mazzotti, per la questione dell'intervista e che la richiamo domani, se va bene. Certo, ma è meglio chiamare la mattina presto. Verso che ora? Prima delle 8? Anche dopo le 8 va bene, ma prima delle 8:30. D'accordo. La ringrazio. Buonasera. Buonasera. Cioè, senza partire. È brutto. Facciamo dalla battuta prima di quella. Cioè, con l'orchestra, la battuta prima e voi attaccate lì. 29 per l'orchestra, 30 per voi. Dai. 29. Rita plays the violin in the Armonia, an orchestra and choir of young people from all over Bari. She was rehearsing with the orchestra when I phoned. Her sister suggested I ring back before 8:30 the next morning. Cioè, ne faccio pochissimo, rallentando solamente nel corso della battuta, non rallento sulle ultime due. Fa ta ta ta. Pronto? Pronto? Sono Anna Mazzotti, ho chiamato ieri sera. Ho lasciato un messaggio per Rita. Sì, sono io Rita. Buongiorno. Ah, buongiorno. La chiamo a proposito dell'intervista. Ha ricevuto la mia lettera? Sì, sì, va bene. Ho organizzato tutto. D'accordo. Quando ci possiamo vedere, allora? Perché non ci vediamo a casa mia domani alle 11? Sì. Quando ci possiamo vedere, allora? Perché non ci vediamo a casa mia domani alle 11? Quando ci possiamo vedere, allora? Perché non ci vediamo a casa mia domani alle 11? I arrived at Bari station rather early for my appointment with Rita, so I asked the taxi driver if he would stop at the bar for a quick cup of coffee. Buongiorno. Buongiorno. Devo andare a Via Dante numero 10. D'accordo. Ma è distante da qui perché io sono arrivata presto. No, no, è poco distante da qui. Va bene, allora ci fermiamo a un bar. D'accordo.
quanto le devo? 10.000. Ecco. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Like most Italians, Rita and her family live in a flat, un appartamento. Il mio nome è Rita, ho 19 anni e studio musica al Conservatorio Niccolò Piccini di Bari, dove frequento il settimo anno di violino. Cosa hai fatto questa settimana? Questa settimana, come tutte le mie settimane, l'ho trascorsa studiando in conservatorio, musica da camera, storia della musica, armonia, orchestra, dove stiamo facendo una sinfonia di Mozart. E chiaramente la mia lezione di violino, che è il mio strumento principale. Come hai cominciato a studiare la musica? Ho cominciato a suonare per gioco all'età di 9 anni. La prima musica che ho suonato al pianoforte è stata la sigla di un cartone animato che ho visto in televisione. Musica ti piace? Mi piace principalmente la musica classica. Poi mi piace anche il jazz, sia nello stile moderno che classico. E poi anche la musica leggera. E quale musica non ti piace? La musica che non mi piace e che dà tanto fastidio alle mie orecchie è il frastuono che fanno le chitarre elettriche, il basso, la batteria. Una musica odiosa, terribile. Quale musica ti piace? Mi piace principalmente la musica classica. Quale musica ti piace? Mi piace principalmente la musica classica. Many celebrated names like Riccardo Muti and Claudio Abbado were students at this conservatory. The popular film music composer Nino Rota made Bari his second home, having been director of the Piccini Conservatory for nearly 30 years. Most of his compositions were created here, including unforgettable scores for films by Fellini and Zeffirelli. Marcello, quale compositore ti piace di più? Io sono un musicista classico, suono la chitarra e quindi preferisco Mauro Giuliani. Quale strumento ti piace di più? Lo strumento che mi piace di più è il violino, perché permette di esprimere meglio i propri sentimenti. E quando non suoni il violino, che cosa ti piace fare? Quando non suono il violino, a me piace leggere e piacciono tante altre cose come la fotografia. Quale strumento ti piace di più? Quale strumento ti piace di più? Lo strumento che mi piace di più è il violino. Lo strumento che mi piace di più è il violino. Allora, vuoi venire domani? Sì, volentieri. Dove ci incontriamo? Direttamente al Bareon, è un club in centro sul lungomare, dietro al Teatro Margherita. E quando? Verso che ora? Alle 2? No, prima delle 2, verso 1:30. D'accordo, ci vediamo domani allora. Va bene, ciao. Allora, vuoi venire domani? Sì, volentieri, dove ci incontriamo? Allora, vuoi venire domani? Sì, volentieri, dove ci incontriamo? Rita has invited me to the Barion Sporting Club on the waterfront for a lunchtime recital. She's playing in a quartet of students from the Conservatorio. It's an unusual setting. The quartet like to gain experience of playing in different venues. I asked some of Rita's friends about the sort of music they like best. Mi piace Beethoven, ma preferisco Mozart. Mario e Tommaso, siete musicisti, che cosa suonate? Io suono l'oboe. Io suono il violino. Mi piacciono i compositori classici. Quando hai iniziato? Sì, io ho sempre studiato violino e ho cominciato 10 anni fa. Il quartetto lo ha organizzato il mio insegnante di musica da camera. Quindi studiamo questa materia in conservatorio, ma purtroppo il tempo a disposizione durante la lezione non è sufficiente per ottenere buoni risultati. Quindi spesso, quando posso, ho chiamato i miei amici per studiare un po' a casa.
Rita's ambitions. La mia prima ambizione è quella di avere sempre tanta buona volontà e pazienza nello studio. La mia seconda ambizione è quella di dare sempre il meglio di me stessa, di cercare di suonare sempre meglio, appunto. This is the Great Hall of Bari University, l'Aula Magna, where the Armonia Orchestra are having their final rehearsal for Mozart's Ave Verum. Piacciono le prove orchestrali. Mi piace suonare insieme ad Antonella. Mara, dove sei stata ieri? Ieri ho fatto lezioni di musica d'insieme al conservatorio. Poi sono ritornata a casa, ho studiato violoncello e sono uscita con gli amici. Ciao Pietro. Ciao. Pietro, dove sei stato ieri? Sono stato al conservatorio a fare lezioni di violoncello. Poi sono andato a casa, ho cenato. E poi sono andata a giocare a biliardo. Maria Teresa, sei riuscita a studiare la sinfonia? No, non sono riuscita a studiare la sinfonia perché sono andata al concerto.